Nulla è convenzionale quando c'è di mezzo lui, a bella ma Teo Mammucari. Grazie. Grazie di cuore. Basta, basta. No, non finisco. Carolina. Basta. Basta. Sì. Ma sei così vecchio. Te lo meriti, te lo meriti. Allora. Basta. Allora. Intanto ti volevo fare i complimenti perché dai spazio ai giovani, non sto scherzando, eh. No, veramente. E anche alle persone normali che non fanno questo lavoro, eh. Perché io con lo spaesato mi diverto per questo motivo, perché andiamo dalle persone normali. Ti guardavo dietro le quinte e ho detto che bello vederti vicino ai ragazzi anche emozionati, no? Adesso trasmettiamo, adesso ci sarà. E io intervento, ecco lei, poverina. Tutta emozionata, è bellissima, capito? E ha vinto la seconda edizione. Ma perché gli metti i nomi? Perché non te li ricordi? ovviamente. Ma è brutta questa cosa. Ma Carmen, ma che stai a fare? Allora, io ero parto sartoria. Sono tornato allo spaesato qua. Sai che stai facendo? Questo è un paese, si chiama Bella Mar. Ah, sono okay. 60 abitanti. La signora Carmela e Maria Luisa sono sorelle. Devi sapere che Carmela è sposata con un uomo che si chiama Carlo Conti. Come Carlo Conti? Ah, non lui? No. Ah, ok. No, non lui. Cioè, vabbè. È un omonimo. La signora ti ha preparato pure un... Che gli hai fatto? Sto a far fiore. No, guarda, te lo puoi tenere, lo vedo, lo puoi tenere. Regalalo a tua nonna. E invece la signora Maria Luisa che cosa ha realizzato? Questo è per te. Non ho mai visto una cosa così triste, Maria Luisa. Maria è Luisa, veramente... che cos'è? Fermate. Fatevi un caffè, ragazzi. Della Roma, questo è un portafortuna. Ma, della Roma, cioè, a Roma sta andando meglio di sto oggetto, capito? Cioè, serve il gufo, ma non posso accettarlo, perché veramente io sono, c'è pure il gufo qua, che è il gufo, vabbè, accettiamolo. Ma l'ho fatto, grazie io. Come va la più giovane Carolina? Lady Gaga. Carolina, allora lei mi piace perché di dov'è lei, signora? Milano. Come di Milano? Io sa di, mi ricorda le persone di paese, quelle cariche, belle, invece di ma Milano. Ma io abito in un paese adesso. No, dove? Basto. San Salvo Basto. Sì, che è famosissimo, ci sono i tossici, lo so. Posso... Guardi che le regalo, eh. No, Basto è carino. Poi ti presto... Dove sta Basto? In Abruzzo. Ah, in Abruzzo. Sono di Milano, sta Basto in Abruzzo. Ha sposato uno dell'Abruzzo. Ecco. Poi ti presento. Sì, facciamo un vai, giro. Vai, vediamo. Ti presento Re Stefano primo. Oddio mio, chi è questo qua, mo? Che fa questo qua? Che fa? Re Stefano. Re Stefano. Ok. Comunque avete un mondo tutto vostro. Pronto. Ti facevo più sano a te. Poi ti presento Rosa Sorrentino, la prima ballerina, col suo fidanzato Diego. A proposito di ballerino, ho visto il balletto. Io ho fatto Ballando con le Stelle, ero una sega, ma sono meglio di voi, ragazzi. Cioè, ho visto una roba... Lo sai che quel balletto... Allora, aspetta, facciamo un appello alla Rai. Lo sai che quel balletto, così ti aggiorno, siccome non avevamo un coreografo, sai che questo programma è fatto con pochi... Me ne sono accorto. Me lo sono inventata io la coreografia. Allora, chiedo alla Rai, dategli tre ballerini veri, quelli finti li mette dietro, ma se poverino... Cioè, lui è un conduttore, bravo, professionale, tutto quanto, e deve lavorare con Carolina, quella che fa il cucito, Re Santo... Carolina, come ti chiami? Carolina. No, certo. Carolina si è offesa, eh? Ma sa quanti anni? Ah, te sei pure offesa. Sai quanti anni ha Carolina? No. 90. E vabbè, beata lei. E chi ci arriva a 90? Beata lei. Ma poi mi parli di quella là? si chiama Mariella. Ed è una ex concorrente, ora fa opinionista. L'opinionista? Ti è chiaro? Hai una domanda al volo per il signor Mammucari? Anche io abito in un paese, indovini dove? In provincia di Roma. Ok, posso anche non rispondere. Beh, o dialogare? Ragazzi. Teo, accomodati un attimo. Ah, che bello. Sai che c'è? Che stavo pensando? Che siccome io, no, cioè...
dico delle cose così sentimentali, patetiche, noiose. Allora, vi dico perché sto qua. Primo, per lanciare il programma che va in onda stasera. Che anch'io lotto come te cercando di dare a Rai 2 qualcosa di nuovo, no? Tu lo fai, no? Perché lavori con ragazzi giovani, non tutti intelligenti, ma non è un problema. Però io sono più... Ma mi ha fatto una telefonata, io non lo conoscevo, no? E gli ho detto, chi è? Sono Diago. Io dico, Diago, cioè... Dico, ma Diago quello della visione? Sì. Ha cominciato a parlare tutto serio. Con un'anima, ho detto, ma chi è questo qua? Cioè, sembrava un santone indiano. E ha cominciato, Teo, tu non lo sai, ma la tua anima, lo spirito. Io non sapevo, io glielo dico, guarda, non me vade, venì, però non potevo. E io ho detto, Diago, ascolta, no, perché io capisco. E diceva delle cose intelligenti. Pensa te. No, nel senso, mi hai colpito in questo senso. Certo. Poi ho visto il pubblico e ho detto, vabbè, meno male, è normale pure lui, perché poi col balletto hai massacrato proprio il programma. Proprio. Dove sono i ballerini? Ecco, non sai, mi che questo corpo di ballo, Teo, sai che queste ragazze sono venute 3 anni fa a fare la fila per partecipare a questo programma, ma non fanno le ballerine della vita. Ma perché hanno fatto? Ma lo so! Lo sono diventate! Lo sono diventate! Me lo spiega! No, ma avete fatto i provini per ballare? No, ah, ecco! No. Come l'hai prese? Tu balla così! Allora, vabbè. No, è andata così, che abbiamo fatto una prima serata a maggio, serviva un corpo di ballo, come ho preso questi ragazzi per la strada davanti a Via Pazzini. Pure loro per strada preso. Sai che cosa mi piace? L'idea di prenderli acerbi e poi far sì che la televisione possa... Li fai crescere. Allora, ti dico, io a Libero prendevo 6 anziani a ballare, te lo ricordi? Sì. È una cosa che funzionò tantissimo, voi siete giovani, forse non l'avete visto. Ho preso 6 vecchietti proprio a ballare ed ebbe un successo così. Tu però le hai prese molto carine. Mettici dentro una brutta, te la do io, guarda. Oh! Angela! Angela! Vieni qua. Allora, vieni qua. Guarda. Aspetta, Angela, prendi io, il microfono. Io, te e lei. La gente guarda e vede una che balla. Tu mi hai ballato in vita tua? La voglia. No, allora no, una che sa ballare. Allora, aspetta un attimo, fate la sigla. Prendi una che non sa ballare. La facciamo noi quattro, segui me. No, una che non sa ballare. No, loro non sa, Angela non sa ballare. Ah, vuoi ballare, eh? Sì, vuoi ballare con farla, te? Certo. Più, sì. No, ballare, se fai così... Cioè... Aspetta, non è partita ancora. Ma guarda, ti do... Ma cioè... non lo possiamo fare alla fine. Aspetta, no, fammelo adesso. Andiamo a rovinare l'esistenza. Vai, 1, 2, 3, fa. Vai. Angela, prego! Niente, prego Melanie! È la più bella di tutti! Allora! Angela! Per...